Sanremo Live. E noi siamo in compagnia di uno dei protagonisti di questo festival di Sanremo, categoria giovani, abbiamo Mutimbi. Eccomi qua, ciao a tutti. Io mi sono preparata veramente bene, se si può bene. Inquadrare qui già il gadget. Il gadget, allora dobbiamo chiederti come stai. Beh, sto bene, sì, no, quello lo confermo, sto bene veramente. L'emozione si fa sentire, quali sono un po', cosa stai attraversando in questi giorni, quali sono i pensieri che arrivano? Guarda, sto attraversando una marea, ma veramente una marea di interviste. Tutti vogliono sapere qualcosa da me e la cosa ovviamente mi fa piacere. Inizia tutto questo tran tran sanremese, la gente che ti ferma per strada, l'autografo, la foto, anche se sono convinto che la maggior parte della gente non sappia in realtà chi sono. Però nel dubbio dice, sai, fammela portare a casa la foto che non si sa mai un altro giorno. Allora, visto che tu pensi che non ti possano conoscere, raccontati. Allora, chi è Mutimbi? Mutimbi è Michel Mutimbi di San Benedetto del Tronto, che tuttora vive da quelle parti, che ha scelto a 30 anni di lasciare il contratto a tempo indeterminato. Mi hanno detto che sei pazzo. E mi hanno detto che sono pazzo, sì, c'è anche un'altra scuola di pensiero, ovvero sia che sarei stato pazzo a rimanere in una vita che non sentivo mia. E adesso faccio musica, provo a campare solo di musica. Ma è vero che è stato un po' un caso, Albertino sente la canzone, una canzone, la manda in radio. Sì, quello che è successo quattro anni fa, sì, io ero al lavoro infatti in officina e mi arrivò un messaggio di un amico con scritto, guarda che su Radio DJ stanno passando la tua canzone. E tu eri ignaro di tutto. Io ero ignaro, infatti lì per la prima volta mi tremarono le gambe, ma veramente, perché dico, ragazzi, che sta succedendo? E fu il segnale, diciamo, che mi fece dire, forse è il caso che ci provi veramente con la musica, perché me la vivevo ancora un po' come passatempo, okay? Come il gatto con la palla, io giocavo invece con la musica. Da lì ho fatto 2 anni, sono andato invece che a full time, ho chiesto un part time in modo da portare avanti sia la musica sia il lavoro, finché non ce l'ho fatta più a fare entrambe le cose e ho fatto la mia scelta. E ci sono 2 parole importanti che sono responsabilità e felicità. Esatto. Che tu hai detto. Sì, è vero. E in realtà la nostra io ho studiato. Grande, bravissima, veramente preparata, ragazzi, votatela. Sì, perché credo che la nostra più grande responsabilità sia proprio nei confronti della nostra felicità. Questo era il concetto. È un po' il concetto del tuo pezzo che porti a Sanremo, Il Mago. Sì, in realtà sì, perché Il Mago dice viviamocela in maniera un po' più soft, cioè non stiamo veramente lì a puntare il dito su ogni piccola sventura che ci succede, su ogni cosa negativa, cioè ogni tanto magari concentriamoci sulle poche cose positive e quelle negative troviamo il modo di farcele scorrere. Un po' di ironia della vita. Sempre, secondo me perlomeno serve sempre l'ironia. Avrai sicuramente un look particolare? Avrò un look impeccabile. Impeccabile, diciamo così. Ultima battuta, esce il tuo album, cosa ci puoi dire? Uscirà tra qualche giorno? Questo venerdì 9 febbraio, il mio album, che si chiama come me, così proprio impossibile sbagliare, Michel. 14 tracce, c'è un sacco di roba diversa all'interno dell'album, perché come sono io osservo cose diverse, vivo cose diverse, le racconto, perciò è un album veramente da ascoltare probabilmente più di una volta, perché sai, l'ironia all'inizio ti fa sorridere, alla seconda però ti fa fermare a riflettere. Poi c'è dell'introspezione, che uno così prima acchito sì, non sì, sente sì. Poi lo deve risentire. Te lo conto. Ok, allora fai un saluto ai nostri amici di Merito TV. Un saluto a tutti gli amici, ma soprattutto a tutte le amiche di Merito TV. Non ci sono amiche? Quindi mi sembra di capire che sei single? No, per carità, allora, no, se dici così sono morto più che altro. È un marpione. E possiamo un appello? Come, perché dovrebbero votarti? No, non dovrebbero votarmi, dovrebbero solo guardarmi. Allora. Per la canzone o per il... Poi lo decideranno loro cosa fare, però intanto È simpatico. Grazie mille. Sì. Ok, salutiamo Mutimbi, un bacione, alla prossima. Ciao a tutti. Sanremo Live.